Li trovo attraenti sia dal punto di vista dell'aspetto fisico che per il lavoro che fanno, per il lavoro che compiono su loro stessi. L'unico problema è che anch'io ho vissuto è che quando il corpo cambia troppo velocemente è difficile che il cervello riesca a tenere il passo e spesso non si vede questo cambiamento. E il fatto che gli uomini comunque sono tendenzialmente più propensi a prendere massa più velocemente, se poi soprattutto abbinano un'alimentazione ad hoc, spesso il cervello non riesce a registrare questo cambiamento e spesso diventano da secchi così a dei mostri. Non penso sia affatto di narcisismo, è solo il fatto che il cambiamento avviene troppo velocemente e non se ne accorgono. Comunque continuate ad andare in palestra, ci piacciono le braccia belle forti, così ci potete abbracciare. Ciao Fran, in tuo onore ho fatto anche un pochettino di scenografia. Mi hai chiesto se mi piacciono gli uomini palestrati, ma io, se ti dicessi di no, sarei incredibile. Quindi sì, gli uomini palestrati mi piacciono, evidentemente, perché un corpo curato è segno di amor proprio e mi piacciono fino al punto in cui il loro narcisismo non diventa più grande del mio. Io in realtà poi sono abbastanza brava, non sono la tipica femmina che ci mette delle ore a prepararsi ed è sempre in ritardo, sono una specie di Marines, perché l'uomo ci mette meno tempo di me a prepararsi e va d'accordo. La parte che mi piace di più in un uomo fisicato è il cingolo scapolo omerale, quindi mi piace vedere proprio la bombatura del deltoide, del petto, lo stacco fra cuscinetto, bicipite e spalla. E poi mi piace anche l'addome, tipo un obliquo un po' impertinente, tipo bronzo di Riace, anche se, diciamoci la verità, un bronzo di Riace non ha una bella linea, in una competizione di bodybuilding non andrebbe tanto lontano. L'ultima cosa che mi sento di aggiungere è che fondamentalmente comunque la cosa più importante è rimanere gli occhi. Ciao ragazzi, ho chiesto a moltissime amiche cosa pensassero riguardo a questo argomento e devo dire che ho ricevuto delle risposte completamente diverse tra loro. Ci sono delle ragazze che non vanno in palestra, che non guarderebbero neanche un ragazzo che non è super muscoloso, delle altre che sono totalmente indifferenti e persino delle ragazze fitness che sono fidanzate o comunque molto attratte da ragazzi che non hanno mai messo piede in palestra. Personalmente credo che una ragazza che segua uno stile di vita che tenga cura del proprio corpo apprezzi maggiormente un ragazzo che conduce uno stile di vita che è molto sano e attivo, e soprattutto se l'obiettivo di una ragazza non è quello di essere magra, ma di essere forte e muscolosa, è sicuramente una cosa che si rispecchia nella persona della quale si è attratti. A mio parere non è una questione di narcisismo, ma semplicemente di condurre un simile stile di vita. Quindi per me io sono pro palestrati. Ciao Fran, scusa la posizione che ho con il telefonino, ma è l'unica cosa che ho per registrare. Comunque, rispondendo velocemente alla tua domanda per quanto riguarda se mi piacciono o no i ragazzi palestrati, ti dico che assolutamente sì. Per me l'aspetto fisico in un uomo è fondamentale, soprattutto per quanto riguarda l'attrazione fisica e sessuale, quindi ho dei canoni ben precisi che bene o male sono sempre gli stessi. Il palestrato mi piace anche se non mi piace l'esagerazione, nel senso che preferisco più un fisico grosso e piazzato rispetto al fisico definito e un po' io lo chiamo a saponetta da gara. E una parte che io guardo tantissimo sono le spalle e le braccia, perché per me a me devono dare assolutamente il senso di protezione. Quindi un uomo che ha delle spalle, delle braccia ben possenti e magari ha un pochino di pancetta, ecco, magari la pancetta non la guardo, però il resto sì, ecco, questo è quanto. Ciao. Alla domanda uomini palestrati o no, rispondo con tanti pollici in su per gli uomini palestrati. Questo perché, oltre ad essere un bel vedere per noi donne, diciamolo, è anche bello sapere che ci sono persone che si prendono cura del proprio corpo attraverso la palestra e di conseguenza attraverso anche l'alimentazione. Quindi mangiare sano, fare attività sportiva è solo un beneficio per il corpo, per la mente.
Si dice tanto che il corpo è il nostro tempio, quindi perché non curarlo? Perché non migliorarlo? Quindi sono a favorissimo degli uomini, delle persone che seguono una palestra. Chiaramente non deve andare nell'eccesso, quando diventa ossessione non è più un piacere, non è più un divertimento e quindi si passa oltre quella soglia che, se, a mio avviso, non va bene. La parte che mi piace di più di un uomo che va in palestra, chiaramente, sono i deltoidi. Un bacio, ciao ragazzi! Allora, uomini e palestra, che dire, ci sarebbe davvero, davvero molto. Comunque, essendo io appassionata di fitness e wellness, è logico che apprezzi anche nelle altre persone, quindi tra gli uomini, questa attenzione alla cultura del corpo. Ovviamente c'è un limite e c'è un equilibrio, un buon senso per tutto. A questo proposito mi viene in mente forse una vignetta che vi hai anche pubblicato tu, Fran, che faceva vedere tutti questi uomini ammassati davanti allo specchio con i manubri intenti a fare bicipiti e tutto il resto alla palestra, tutte le panche vuote. Queste sono delle situazioni che si verificano realmente e agli occhi, ai miei occhi e comunque credo anche agli occhi di molte donne, non è un bello spettacolo, perché sicuramente è bello vedere una persona che si appassiona alla disciplina ed è particolarmente attento alla cura del proprio corpo e anche della aspetto fisico, ma un eccesso di narcisismo non è apprezzabile, perlomeno da parte mia e soprattutto in un uomo, insomma. È sicuramente bellissimo vedere un corpo armonico, ben strutturato e ben definito. Io in particolar modo apprezzo un addominale sviluppato piuttosto che anche la zona dei dorsali ben definita. Sono sicuramente delle parti che fanno la differenza sul corpo di un uomo, però ripeto, deve mantenere comunque una certa virilità. E in ultimo, per concludere, voglio dire che siccome io vado in una palestra non troppo grande e quindi spesso quando arrivo in sala pesi i bilancieri sono già tutti occupati, addirittura c'è una lista d'attesa, arrivo io donna e non vengo neanche considerata in questa lista di attesa, tanto non ho certo bisogno del bilanciere, posso anche fare qualcos'altro, quindi mi tocca subito ristabilire un po' l'ordine tra gli ometti che pensano di detenere il potere lì dentro. Ciao a tutti, un saluto. Ciao Frane, ciao a tutti. Allora sì, rispondiamo a questa domanda, se mi piacciono gli uomini palestrati, beh, ti confermo di sì, perché sennò non sarei neanche in questo ambito e non farei tutte queste cose, dunque assolutamente sì. Ritengo veramente importante che una persona si prenda cura del suo corpo, ci sono diversi livelli ovviamente, io quello che preferisco in un ragazzo è che si tenga in forma, che sia ben fatto assolutamente, addominali scolpiti e diciamo anche un bel lato B, no? Giusto, noi donne ci alleniamo per quello, ma anche noi vogliamo vedere d'altra parte un bel lato B, per non dire altro. E che dire, di solito le mie amiche dicono no, ma i troppi palestrati non mi piacciono tutto quanto, io riguardo, tu serio? No, mi prendi in giro, non so cosa ho fatto di male, però cercherò di portarle sulla giusta strada, quello è sicuro. E niente, in palestra beh, ci sono quelli che se la tirano un po', ma è normale, quando sei comunque messo bene tutto quanto è anche giusto essere un po' narcisisti, mi sembra anche giusto, no? Ma fino a c'è sempre un limite a tutto, dunque va bene tutto controllato, ovviamente non star là davanti allo specchio a far vedere ogni giorno quanto è cresciuto il muscolo, perché non cresce da un giorno all'altro, però sicuramente quelli che si diciamo stanno davanti allo specchio e si ammirano, beh venga, metti loro, ci sono tantissimi che comunque si preparano anche per le gare, tanti in palestra non capiscono questo, sicuramente dicono guarda anche quello che sta davanti allo specchio e fa tutte le posine, però c'è anche una preparazione che deve fare sto povero uomo e perciò lo capiamo noi. E basta, chiudo qua. Ciao Fran, ci sentiamo presto, ciao a tutti!